Eccoci qua, buonasera amici di scrittori, amici di Thriller Nord, scusate. Abbiamo Sabrina De Bastiani insieme a me che interrogerà. Lui ha detto che ci interroga, ma lo interroghiamo noi. Maurizio De Giovanni. Buonasera Maurizio, buonasera Sabrina. Buonasera, buonasera. Sono lo scrittore più invidiato d'Italia in questo momento. Purtroppo da Infatti questo. lontano. C'avevo per la testa questo scrittore, 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 ciapa, scrittore. Sì, beh, no, noi siamo anche tra le donne più invidiate d'Italia, perché insomma, parliamone, Maurizio De Giovanni. Maurizio De Giovanni che arriva a questo nuovo capitolo del commissario Riccardi. Abbiamo avuto il piacere qua, coppia che vince non si cambia, con Sabrina che è l'esperta comunque per quanto ti riguarda. Abbiamo presentato gli ultimi tuoi libri. Io in particolare resto sempre molto affezionata all'Equazione del Cuore e lo resterò sempre, penso. Mi è piaciuto tantissimo. E niente, andiamo a cominciare. Abbiamo Maurizio De Giovanni, Maurizio De Giovanni, abbiamo tutta la serie del commissario Ricciardi. Magari leggo però perché sennò io non me li posso ricordare tutti quanti. E allora, Il senso del dolore, 2007, La condanna del sangue, 2008, Il posto di ognuno, 2009, Il giorno dei morti, 2010, Per mano mia, 2011, Vipera, 2012, Premio Viareggio, Premio Camaiore, Anime di vetro, 2015, Serenata senza nome, 2016, Rondini d'inverno, 2017, Il purgatorio dell'angelo, 2018, Il pianto dell'alba, Ultima ombra per il commissario Ricciardi 2019. E qui ci lasci così per 4-5 anni. E anche il commissario Ricciardi lo ritroviamo, lo lasciamo nel 1934 e lo ritroviamo nel 1939. Lo ritroviamo in un'epoca decisamente diversa. È un momento di cambiamento, un'Italia che sta cambiando profondamente, si avvicina, rinsalda i rapporti con la Germania nazista, sta promulgando per promulgare le leggi razziali, insomma, sta cambiando tutto, sta cambiando, c'è molto movimento nella politica e lui si fa delle domande che magari prima non si è mai fatto. Un conto è avere magari una moglie di cui prendersi cura da proteggere, un conto è avere una bambina e quindi un ruolo completamente diverso. Come lo ritroviamo questo commissario Ricciardi? Ma lo ritroviamo, innanzitutto ciao a tutti e grazie per tutte le persone che sono collegate in questo momento. Thriller Nord è un caposaldo, direi. La mia Sabrina è un'interlocutrice privilegiata sempre, perché lei lo sa, insomma, è una mia carissima, carissima amica, non solo mia, ma dei miei personaggi soprattutto. Ricciardi io non lo volevo scrivere più. Per quanto mi riguarda, Ricciardi era, diciamo, io l'avevo salutato definitivamente col pianto dell'alba perché non volevo scrivere oltre il 1934. Il 34 era per me, ma fin dall'inizio, fin da quando ho cominciato a scrivere di Ricciardi, era, diciamo, erano le colonne d'Ercole e non volevo più frequentare quel paese. Dopo il 34, lo dicevi bene tu, Sara. Sanzioni internazionali, invasione dell'Africa nordorientale, alleanza con la Germania, comincia un processo anche di cambiamento interno del regime, per cui c'è la polizia politica, la polizia morale, quella tanto esecrata polizia morale che vediamo adesso in Iran, c'era qui perché gli omosessuali venivano deportati, quindi c'era questo tipo di attività e diventava un qualcosa di diverso, cosa che a me non interessava più raccontare. Poi quest'estate ho avuto un problema di salute grave, ho avuto molto tempo per stare da solo, senza comunicare con l'esterno, e durante quel tempo io ho, diciamo, frequentato Ricciardi. Diciamo che Ricciardi mi è venuto a trovare e mi ha fatto presente che il suo racconto, il racconto di lui,
poteva prescindere da quello che io sapevo che sarebbe successo dopo. Cioè, lui non sapeva della Seconda Guerra Mondiale, non sapeva che cosa stava succedendo al paese, non lo vedeva, non è uno che si interessava di politica internazionale, e quindi io potevo continuare a raccontarlo in effetti. Quindi ho deciso che se fossi uscito con i piedi miei dal posto in cui ero, cosa che non era affatto detta, ma se fossi uscito con i piedi miei avrei potuto cominciare di nuovo a raccontare Reggiani. E così ho fatto. Beh, erano in tanti, penso, ad aspettare questa cosa e non abbiamo detto, ma lo dico adesso, tu appunto hai, diciamo, delle saghe, dei filoni, chiamiamoli come vogliamo, dei personaggi. Abbiamo il commissario Ricciardi, abbiamo Mina Settembre, abbiamo Sara Morozzi, abbiamo Bastardi di Pizzo Falcone, no? Poi quei guizzi in cui magari tipo l'equazione del cuore in cui ti sei preso la soddisfazione di scrivere quello, tra virgolette, che volevi proprio tu, e, però insomma noi, sai come sono i lettori, no? Noi lettori a gran voce chiediamo di ritrovare i nostri beniamini, è una cosa che abbiamo chiesto anche a Puglisi anche la volta scorsa e a tanti altri, no? Che magari hanno questi personaggi che sono entrati così tanto nel cuore che alla fine però gli autori finiscono ostaggio dei propri personaggi a volte, cosa dici? Sì, no, è vero. I personaggi seriali sono così, entrano nel cuore delle persone. Sai, ogni scrittore vorrebbe scrivere delle serie, ma le serie le decidono i lettori. Quando alla fine di un romanzo i lettori ti chiedono con forza e attraverso l'editore fanno capire che vogliono continuare a sapere qualcosa di quei personaggi, se noi abbiamo altre storie, e sottolineo sì, perché non è detto che uno abbia altre storie da raccontare. Ma se noi abbiamo altre storie, allora finiamo per raccontarne ancora. Noi ci affezioniamo molto ai personaggi. I personaggi sono come entrano nella nostra vita. Quindi, e non soltanto il personaggio principale, perché non è Ricciardi, non è Ricciardi, è Maione, è Bambinella, è Nelide, è Rosa, è Enrica, è Livia, e così come Sara, è Pardo, Andrea, così come. Mina Settembre è non solo lei, ma il ginecologo, il portiere e i bastardi di Pizzo Falcone, poi che sono tanti. Beh, noi ci affezioniamo. Se i personaggi ci raccontano altre storie, e io avevo altre storie di Ricciardi, ho altre storie di Ricciardi, non ne raccontavo per decisione mia, cioè non raccontavo, ero io a chiudere la porta, non Ricciardi a non avere più storie. E quindi quando ho potuto, quando ho deciso di cominciare a raccontare, ho raccontato di quest'altra storia e l'incredibile, straordinario successo di questo romanzo mi fa capire che i lettori aspettavano e i lettori hanno ritrovato Ricciardi anche 5 anni dopo, che è un periodo lunghissimo sulla scala di Ricciardi. Aprile, siamo in aprile. Sì, siamo in. Ho letto, mi sono preparata insomma alcune citazioni e tu dici aprile, il mese che finge bellezza e bontà, ma che ha un coltello nascosto dietro il sorriso. Aprile è difficile da capire, impossibile da esplorare, perché è fatto di fiori e di frutta nuova. Fa immaginare che il peggio sia passato e che non ci sia più da aver paura. E ancora. Aprile che dà speranze, aprile che ne toglie, aprile che sussurra parole terribili con il tono della poesia. Ecco, secondo me c'è tanta poesia qui. No, non oserei chiederti se c'è un po' anche un nuovo Maurizio dopo, insomma, quello che ti è successo, forse, che è diventato ancora più poetico di prima. Forse sì, forse un po' chiaramente cambia, come ricordano i nostri lettori, Eliot diceva che aprile è il più crudele dei mesi. Tra l'altro qui di aprile sono due, perché c'è un aprile nostro, di questo emisfero, e un aprile argentino che è un autunno. E questo già racconta molto della doppiezza e dell'inganno di aprile, no? Perché è un aprile che contemporaneamente prelude all'inverno, mentre qui prelude all'estate. Questa duplicità di aprile mi interessava raccontare, così come mi interessava la speranza folle di questo mondo che viaggia verso l'abisso senza saperlo.
di questo paese, di questa storia con la S maiuscola che sta per evolvere in qualcosa di atroce, che per molti versi già è evoluta in qualcosa di atroce, perché le leggi razziali sono state promulgate nell'ottobre del 38. Qui siamo nell'aprile del 39, quindi si cominciano a vedere gli effetti sociali gravissimi delle leggi razziali. Perché noi chiaramente conosciamo l'atrocità della Shoah e di quello che succede dopo, ma lo conosciamo ed è molto di là da venire. Per adesso le leggi razziali, che sono l'infamia più grande di cui si sia macchiata questo nostro paese, le leggi razziali contemplano che i bambini di razza ebraica non possono andare a scuola con gli altri, che le attività commerciali di famiglie di razza ebraica o discendenti di razza ebraica devono cedere l'attività immediatamente. Non ci possono essere negozi, non ci possono essere attività, non ci possono essere panifici o fruttivendoli tenuti da persone di razza ebraica. E questo a prescindere dal fatto che non abbiano fatto niente di male. Questo racconto è un racconto di quell'epoca, questo è un racconto di quel tempo, di quelle strade, di questa società, di queste persone che si incontravano fra di loro. Vogliamo parlare di che cosa succede? C'è sempre, no? C'è sempre un cadavere da qualche parte. Sto giro, Anche più di uno. i cadaveri sono due, sono molto giovani, una ragazza sui 20 anni, un ragazzo sui 30, e un maestro li trova in una situazione un po' particolare, credendo tra l'altro che siano ancora vivi perché stanno, insomma, stanno facendo l'amore. In realtà stavano facendo l'amore. Cosa succede? Ed è un posto anche particolare dove li trova, dici? Sì, questo insegnante in pensione alla ricerca di qualche nespola, perché è goloso, quindi qualche nespola non potendo comprarsi dei dolci. In questo giardino di questa zona industriale, in questo giardino all'interno di un palazzo, come spesso succede dalle parti nostre, cioè, i palazzi danno luogo a dei giardini, anche in maniera insospettata a volte. Si trova di fronte a questi due ragazzi, uno sull'altro, che stanno facendo apparentemente stanno facendo l'amore, ma in realtà sono morti, sono stati uccisi. Questo omicidio duplice può avere molte vesti. Sembra qualcosa, e invece qualcos'altro, come sempre succede. C'è un aspetto che potrebbe essere politico, perché questo ragazzo è un ragazzo che ha è un primo ufficiale di una nave mercantile, ed è un ragazzo che svolge attività antifasciste in realtà. Quindi potrebbe essere un omicidio politico, questo sembra, questo è uno dei filoni che segue Ricciardi nelle sue indagini. Sabrina, Non posso tutto dire di più, tuo. non posso dire di più perché è pur Assolutamente. sempre un romanzo nero, quindi devo stare Eh attento a no. quello. Allora, Vai, io Sabrina. quando ho sentito Sara all'inizio fare l'elenco dei titoli anno per anno, devo dire questo. È difficile seguire serie così longeve e ricordarne i momenti nodali, i passaggi, perché tante volte che cosa succede? Che pur ben costruite le storie si rimane legati giustamente ai personaggi, no? E si perdono un po' gli intrecci delle situazioni. Invece tu citavi ogni titolo, io per ogni titolo è come se mi si spalancasse una finestrella. Ed è proprio vero quello che tu dici, Maurizio. Io sono legatissima a te, lo sai, e ti ringrazio per le tue parole e per la tua presenza questa sera che ci onora veramente, onora noi e onora Thriller Nord. E sono appunto, come dicevi tu benissimo, davvero tanto legate ai tuoi personaggi, perché sin dall'omicidio Carosino, tu lo sai bene, mi sono entrati nel cuore, come se mi dicessero sempre un qualcosa di più. E quello che ho trovato in Caminito, mi fermo un momento sulla figura di Ricciardi, perché da lui voglio sicuramente partire. Dopo tutti questi titoli, tu in Caminito hai dato, a mio avviso, la definizione perfetta, definitiva di quello che è il commissario Ricciardi. Lui dice: sono l'unico cittadino della terra di mezzo, testimone di tutti. Allora, tu hai fatto un lavoro
notevole sull'impianto di questa storia, Maurizio, perché, correggimi se sbaglio, hai cambiato il punto di vista del personaggio e di quello che lo circonda. Dico di quello perché non mi soffermo sulle persone, proprio sulle situazioni. Allora, innanzitutto il dualismo, unico cittadino della terra di mezzo, testimone di tutti, no? Abbiamo già due poli opposti, unico tutti, con il senso di responsabilità che questo comporta, no? Essere l'unico a portare comunque un peso e il dover essere la voce di tutti e la testimonianza di tutti. Secondariamente, anche vi riferivate prima all'omicidio, al duplice omicidio in apertura di romanzo, entra in gioco il fatto, ma entra in gioco in maniera leggermente diversa, perché Ricciardi per primo ha l'impressione che le ultime parole dedicate dalle vittime non fossero più come nei precedenti romanzi l'eredità che il morente vuol lasciare a chi la raccoglie, no? Quindi al commissario. Ma quasi che questi due giovani stessero parlando tra di loro, stessero comunicando tra di loro. E quindi per Ricciardi è ancora più difficile entrare in questo caso nella situazione. Quindi anche qui maggiormente una responsabilità che avverte su se stesso. È un Ricciardi che sposta ancora ulteriormente l'obiettivo. Negli scorsi romanzi, qual era il problema? Il problema era non deludere Enrica. Il problema era soffocare un sentimento per la paura di far male, tutto partiva da lui. Adesso lui il sentimento lo ha concreto, tangibile tra le braccia, lo ha in Marta, ha 5 anni. Lui deve fare un passo indietro per lei, con tutte le paure di un genitore, con una paura in più, che sappiamo benissimo quale può essere, no? Quello che possa o meno essersi trasmesso in via ereditaria. Ecco, Maurizio, ho fatto questo lungo preambolo e ora ti lascio immediatamente la parola. Magari dimmi, guarda, hai dato una lettura sbagliatissima, assurda. Dimmi Lo ciò che sai vuoi, che ma non è io ti così. volevo comunque fare i complimenti perché sei riuscito, senza snaturare il personaggio, a riconsegnarlo ai tuoi lettori in una veste inedita che ancora adesso, solo a parlarne, io sento veramente i brividi. Perché riuscire a cambiare il punto di vista di un personaggio così radicato in te, così strutturato, così definito, così radicato nel pubblico e nei tuoi lettori, e ci vuole Maurizio De Giovanni. No, ti ringrazio, Sabri, tantissimo. In realtà Ricciardi è sempre stato, vado con ordine, Ricciardi è sempre stato un po' una contraddizione. Perché il fatto, diciamo, quella che io chiamo condanna, è che normalmente invece viene visto in maniera un po' superficiale, quasi come un superpotere, ma non è così. Chi ha letto Ricciardi sa bene che Ricciardi non viene mai aiutato dal fatto, anzi. Il fatto lo distrae, il fatto lo confonde, il fatto lo porta nell'incertezza e molto spesso, anzi quasi sempre, lui si spiega le parole che ha sentito soltanto quando ha capito che cosa è successo. Quindi non solo non viene aiutato, ma viene sviato, viene distolto dal fatto. E Ricciardi è una contraddizione, perché Ricciardi è in realtà quello che lui ha, è una metafora della compassione. Cioè, in realtà io volevo un uomo che non potesse voltarsi dall'altra parte, che di fronte al dolore degli altri dovesse farsene carico per forza. E questa cosa lo allontana, lo rende solo. La compassione, che è il sentimento che più ci dovrebbe unire, che più dovrebbe portare a stare insieme, compassione è proprio la parola che lo dice, una sofferenza comune. Nel caso di Ricciardi, invece, gli crea solitudine, gli crea lontananza, gli crea distacco. Quindi, questa contraddizione, ecco perché l'unico abitante testimone di tutti, perché lui contempla i vivi e i morti, ma non può fare da ponte, non li mette in comunicazione e nemmeno lui riesce a entrare realmente in comunicazione. I morti gli parlano, ma parlano a se stessi. I vivi non sanno quanto dolore attraversano, o a quale dolore siano destinati, e lui è il testimone di entrambe le condizioni. Quindi questa è, come al solito, una lettura perfetta. I due ragazzi non parlano al vuoto,
nel momento uccisi mentre fanno l'amore, quindi nel momento di comunicazione più profonda e totale, essendo innamorati l'uno dell'altro, quindi non avendo soltanto un rapporto fisico, ma stando facendo l'amore realmente, loro due parlano l'uno all'altra, senza guardare all'esterno, e guardano l'uno all'altra con gioia, con ammirazione, con amore. E una chiede perdono, e poi capiremo perché, l'altro le promette amore eterno, e anche lì poi capiremo perché. Ironicamente promette un amore eterno che invece finirà dopo pochi secondi o è già finito nel sangue. Quindi questa seconda parte. Marta è, io ho dovuto aspettare 5 anni dal pianto dell'alba perché volevo Marta. È il primo tempo utile per avere Marta. Quindi il 39 è il momento in cui per primo io posso guardare a questa bambina che in qualche modo comunica con l'esterno. Mi serviva perché è Enrica, perché c'è Enrica dentro di lei, ma anche perché è un personaggio nuovo che è il ponte verso il futuro. Dici benissimo, Ricciardi non ha finito la sua educazione sentimentale, che sono i primi 12 romanzi. 12 romanzi che si svolgono nell'arco di 3 anni, perché tra il senso del dolore e il pianto dell'alba sono 3 anni, meno quasi la metà di quello che c'è tra il pianto dell'alba e Caminito. Caminito, direi, è più che il 13° romanzo della serie, il primo della seconda serie. Cioè il primo che racconta una novità, una profonda novità. E c'è un altro fattore, che non so quanto sia chiaro ai lettori di Caminito, quando ci si abbia pensato poi in effetti. Marta è discendente da genitori di razza ebraica. Ricciardi no, ma Marta è una bambina discendente da una genitrice di razza ebraica. Quindi, non ancora in questa storia, ma nelle storie successive, quando Ricciardi verrà a sapere, e già si vede in qualche maniera, che c'è qualcuno che glielo può dire, ma Ricciardi dovrà porsi il problema di proteggere la figlia dal tempo, dall'epoca, non soltanto dall'escalation bellica, per usare un termine di dolorosa attualità, direi, ma dovrà prima o poi porsi il problema di sottrarre Marta da pericoli che la bambina potrebbe correre. Un Ho detto troppo. personaggio, no, guarda, un personaggio, ma davvero, hai aspettato l'età giusta, no? Perché 5 anni è il primo momento nel quale comunque un bambino riesce veramente a comunicare, a trasmettere un qualcosa. E dai delle descrizioni di Marta, l'hai pennellata in maniera sublime, no? Questa bambina che sembra già una vecchina, in un certo qual modo, per la saggezza che ha, per l'attenzione che pone al suo papà, all'ambiente circostante, agli amichetti con i quali gioca, è veramente stupenda. E mi dà il là per poter affrontare un'altra delle tematiche che sono tantissime, però ora mi aggancio un momento a questa. L'aspetto della genitorialità che tu hai trattato in questo romanzo, perché viene declinato da tanti punti di vista, perché abbiamo Marta, abbiamo Ricciardi, ma abbiamo anche Bianca. Bianca avrà un ruolo molto importante in questa fase perché Bianca in un certo qual modo si occupa di Marta, ma è anche un po' Marta che si occupa di Bianca in un altro senso. E poi abbiamo anche la famiglia Maione alle prese con un problema familiare che riguarda la loro figlia. E questo tuo modo veramente di tratteggiare, di pennellare la genitorialità in senso maiuscolo, che vuol dire proprio l'affetto, la predisposizione verso un figlio, dietro tutti questi molteplici punti di vista, veramente mi ha fatto riflettere tantissimo, Maurizio, tantissimo. E quello che tu ventilavi, no, appunto, sulla discendenza ebraica di Marta, su quello che possa comportare, veramente viene reso. Proprio nel
nell'essere genitore, nella paura che si può provare per un proprio figlio, no? Che è la stessa che poi viene a provare anche Maione con la loro figlia nel momento in cui c'è il rischio in qualche maniera di perderla. Ecco, no? Allora è proprio vero, Maurizio, che quando si hanno dei figli, come dice il cuore, uno smette di essere tranquillo, no? Perché la paura più grande è quella che possa capitare loro qualcosa anche a dispetto nostro, no? E qua torno sulla prima parola che ho usato, responsabilità, il senso di responsabilità, che poi è forse anche la molla che ci spinge a prodigarci verso gli altri. Ora, volevo appunto dirti questo, no? Mentre tu scrivevi Caminito, è stato in un certo qual modo voluto da te mettere a fuoco questa genitorialità così forte a seguito appunto della situazione di Ricciardi, o è venuta poi spontanea nell'evoluzione dei personaggi? Sai, quando si scrive un romanzo, e io amo scrivere romanzi corali, poi in effetti, o che lo diventino corali, l'equazione del cuore è stato un esperimento da molti punti di vista, però mi piace dare un tema o più temi che faccio vivere a tutti insieme. Questo lo faccio tipicamente nel Bastare di Pizzo Falcone. Nel Bastare di Esatto. Pizzo Falcone ci sono gli effetti Volevo dirti. caleidoscopici. Caleidoscopici, Infatti, ognuno di volevo loro. legarti a quelli. Ognuno di loro di un elemento che normalmente è legato anche al caso principale che loro devono, su cui loro devono indagare. Dice direi che le maternità imperfette sono un tema ricorrente di questo romanzo. Bianca è una madre non madre di Marta, come Nelide che è una madre non madre. Enrica è una madre che non c'è e quindi è una maternità imperfetta. Così come imperfetta è Lucia nella sua maternità forte nei confronti di Benedetta che non ha generato tuttavia. Ricciardi è una madre imperfetta perché non è madre e deve fare da madre. Così come Maione deve vivere la sua paternità in maniera così complessa e così complicata. Una maternità imperfetta è anche quella della madre della ragazza uccisa che vive in maniera molto complicata il suo essere madre, perché è madre anche di altri, non soltanto della ragazza che è stata uccisa. E anche questo è, direi, un modo di raccontare la maternità. Quindi ci sono, ma in qualche modo è una maternità imperfetta anche quella di Marta nei confronti di Ricciardi, se ci pensi. Perché Marta si pone il problema di Ricciardi, si pone il problema di come sta, ed è un comportamento adulto, quasi da Esatto. madre. Una bambina così piccola, ma noi sappiamo bene come i bambini siano in grado di porsi il problema dei genitori, di come facciano anche in qualche maniera strana e per qualche via contorta da mamma o da papà, a volte dei loro stessi genitori. A me è successo. Io ho due figli che mi hanno fatto da genitori per molti versi. Quindi c'è un modo di raccontare che è sinfonico, direi. Cioè dare un leitmotiv e far ricorrere a questa cosa ricorrendo a questo tipo di racconto. È un modo anche di raccontare, devo dire la verità, io mi sono divertito a raccontare anche questo, cioè a raccontare queste strane maternità, vissute in maniera poi del tutto diversa l'una dall'altra, no? Anche bambinella, per immagine, ma soprattutto Nelide. Nelly ha una maternità animale, quasi, no? Trofica, cioè lei nutre e bada al benessere fisico in maniera maniacale, quasi come se fosse una missione. Così come Bianca integra con l'educazione, con i pensieri, una maternità imperfetta è anche quella della signora Stromiglio di Federico, perché ha letto, diciamo, si scopre alla fine quanto imperfetta sia quella maternità. Quindi, diciamo, mi piace molto, mi sono divertito a far danzare tutti su questo filo, diciamo. Mi piace Stavo molto. ragionando. Scusa. Prego, prego. Stavo ragionando mentre parlavi, comunque stavo ripensando all'equazione del cuore. Anche lì c'è un nonno che non è Sì. nemmeno nonno,
E gli tocca fare da madre e anche da padre, no? Ed è un processo. Contro la sua Impara a natura. farlo. Impara a farlo, insomma. Alla fine poi siamo portati. Stanno cominciando ad arrivare le domande, Sabrina. Se vuoi le leggiamo, dimmi tu. O se avevi qualcosa. Ma io mi volevo allacciare a due parole che ha usato Maurizio. Maurizio ha usato la parola sinfonico per definire l'aria che percorre queste pagine. E io mi si è accesa veramente la lampadina su quanta musica ci sia nei tuoi romanzi, su quanta musica ci sia nei romanzi del commissario Ricciardi. Di quanto la canzone classica napoletana sia entrata in questi romanzi. Io ricordo in Anime di vetro, Paloma e notte di Di Giacomo, ad esempio, mi è rimasta nel cuore. Ricordo presentazioni tue che ho visto accompagnate dal sax di Marco Zurzolo, che contrappuntava veramente le parole delle letture. E arriviamo oggi a Caminito, che ha la musica fin dal titolo, con questo tango, questo ballo, queste parole. Ora io dico, Maurizio, la tessitura delle tue storie, veramente questa sinfonia che tu impartisci con la coralità ai personaggi, trova davvero questo contrappunto nella musica che tu associ, come se praticamente le parole che scrivi si sciogliessero un po' in questa partitura e diventa un tutt'uno, no? Tant'è che poi quando si percorrono queste pagine, quando poi si chiude il libro, quello che ti rimane, oltre a veramente a emozioni proprio totalizzanti, molto profonde, che vanno a toccare tanti aspetti di noi, siano proprio anche queste melodie. Ecco, a me, io devo dire che non ho mai chiuso un tuo libro senza che mi rimanga dentro una melodia. E trovo veramente che sia una cosa che molto rara, perché tante volte si può abbinare una musica ad una storia. Ma la tessitura delle parole che veramente vibrano e si sciolgono nella musica che tu scegli è una componente che io ho trovato francamente solamente nei tuoi romanzi. Ecco. Quindi tu hai usato la parola sinfonico e mi hai portato a questa riflessione Ti che ti ringrazio volevo tanto. porgere. La musica per un napoletano è imprescindibile, lo sai, noi viviamo di musica, quindi diciamo che dare un certo ritmo alla narrazione significa per forza coinvolgere la musica. E poi la lettura, sai bene Sabrina, quanto sia un'esperienza sensoriale. Quindi, così come i sapori, così come gli odori, così come la pelle, io devo darti anche una musica. Perché prima te la do, prima sarai coinvolta nella storia. Cioè nella storia si entra guardando le scene, ma anche sentendo la musica. Quindi è un aspetto necessario, è un attrezzo necessario nell'officina dello scrittore. Vado perché sono arrivate un po' di Vai, domande e il tempo vai, vai, vai. comincia a stringersi. Sofia Jolie, quanto è stato difficile riuscire a costruire Ricciardi, un personaggio così complesso, caricarsi della sofferenza altrui, cosa comporta? Grazie. Grazie, grazie, bellissima domanda. Nella realtà dei fatti è uno sforzo relativo, nel senso che una volta che tu hai il pattern, diciamo le caratteristiche del personaggio e lo metti all'interno di una storia, il personaggio poi decide di muoversi lui secondo le proprie caratteristiche. Quindi immaginarlo non è stato difficile, perché ripeto, io volevo uno che non potesse scansare il dolore degli altri, come facciamo noi, no? Noi cambiamo canale. Ci voltiamo dall'altra parte, pensiamo ad altro, facciamo finta di niente e riusciamo a non farci carico del dolore degli altri, come se non ci fosse. Noi abbiamo appena finito di chiacchierare, polemizzare, entrare nel merito, scandagliare in maniera anatomica il Festival di Sanremo. Contemporaneamente, a pochi chilometri di distanza, c'è stato un terremoto che facilmente ha fatto più di 50.000 morti, 50.000, cioè siamo a 43.000 accertati nella sola parte turca, ma nella parte siriana, di cui non abbiamo dati, c'è stata la stessa cosa, perché era proprio l'Anatolia è proprio a cavallo tra la Turchia e la Siria, quindi facilmente, ma è una stima ampiamente riduttiva, ci sono stati più di 50.000 morti. Siamo riusciti e abbiamo fatto anche bene, nel senso che poi la vita continua e noi ci siamo occupati di
del Festival di Sanremo. I social traboccavano di commenti, analisi, eccetera, eccetera. Sembra incredibile quanto poco o nullo spazio nelle nostre chiacchierate sui social abbiamo riservato a una tragedia così immensa. Perché? Perché ci faceva più piacere voltarci dall'altra parte. Siamo egoisti? Siamo egocentrici? Siamo edonisti? Forse. Molto più probabilmente siamo gente che vuole sopravvivere. E siccome è una cosa che non ci ha toccato direttamente, noi ci siamo concentrati su questa meravigliosa, rutilante, luccicante kermesse che è il Festival di Sanremo. Ricciardi è uno che non può farlo. Questo è il punto. Ricciardi è uno che non può girarsi, che non può occuparsi d'altro, che non può pensare ad altro. Ricciardi è uno che non ha il telecomando. Quindi pensare a Ricciardi così, significa fargli fare la vita che fa. Ricciardi, testimone dei morti, gli è difficile essere allegro. Cioè, non puoi tu passare vicino al cadavere di un bambino straziato da un incidente che continua a ripetere la stessa cosa e andare a mangiare al ristorante. Non lo può fare. Quindi, è un personaggio fatto così. Spero di aver risposto alla domanda. Sì. Alessandra Pandolfo, ho conosciuto il commissario Ricciardi tramite la serie TV, non ho ancora letto i libri. E a proposito dell'ultimo libro di cui stiamo parlando, può essere letto anche se non ho ancora letto i libri precedenti? Ecco, io volevo approfittare per chiederti un po' anche il tuo Sì, certo. rapporto con i libri e con la TV, perché tante tu, e insomma, tu scrivi anche altre cose, non soltanto per la carta. Io scrivo romanzi avendo molta cura che siano leggibili singolarmente, tutti, a qualsiasi serie appartengano. Certo, guarda, io credo che questo sia vero sempre. Se uno guarda un film, non è che i personaggi sono nati in quel momento e finiscono nel momento in cui finisce il film, ma hanno un loro passato. Se immaginiamo che esistano N film sul passato di quei personaggi, non è che noi non possiamo vedere quel film. Ricciardi ha un pezzo di vita precedente e un pezzo di vita successivo. Quindi quel romanzo può essere tranquillamente letto singolarmente, così come i romanzi di Sara, così come Nina, così come Bastardi di Pizzo Falcone. È una cura che io ho con tutto il cuore, così come amerei tantissimo che Alessandra mi facesse sapere che cosa pensa del romanzo e se vede delle differenze rispetto alla serie televisiva. Questo mi porta a risponderti, Sara, è una traduzione in un altro linguaggio. Come tutte le traduzioni, ha qualcosa che guadagna, qualcosa che perde. Ci sono attori straordinari che migliorano senz'altro quello che io posso aver scritto, ma la scrittura mi apre delle porte sui sentimenti e sull'intimo dei personaggi che la televisione non può fare. Quindi immagino che ci sia qualcosa in più, immagino che ci sia qualcosa in più. Altra Sono domanda. stato abbastanza diplomatico? Sì. Rosanna, per il personaggio di Ricciardi, hai preso spunto da qualcuno che conosci o c'è un po' di te? C'è un po' di me in qualsiasi personaggio. Nei personaggi vanno a finire i libri che hai letto, vanno a finire i film che hai visto, vanno a finire le parole degli amici, gli amori che hai vissuto. Quindi c'è sicuramente qualcosa di me, ma c'è anche molto di mio padre, per esempio. C'è qualcosa di Humphrey Bogart in Casablanca. C'è qualcosa di tanti personaggi, c'è anche qualcosa di Lino Guanciale, fatalmente. C'è qualcosa di tutto quello che ho visto, che ho letto, ma qualcosa anche di diverso che è solo suo. Cosa hai provato, Salvatore Argiolas? Cosa hai provato a vedere i tuoi personaggi a fumetti? E se ti è piaciuto vedere i bastardi interpretati dagli amici a quattro zampe? A me moltissimo, è piaciuto moltissimo. Ho adorato il lavoro di Fabiana Fiengo, che è la meravigliosa disegnatrice dei Bastardi di Pizzo Falcone per Bonelli. Ma anche i fumetti di Ricciardi sono stati. Io arrivo a dire che, essendo personaggi di fantasia, molto più nei fumetti che nella riduzione televisiva o nel cinema ci sono i miei personaggi. Allora, Sofì ti ringrazia.
che per la tua Grazie. risposta di prima mi hai fatto capire ancora di più che l'umanità di Ricciardi è tua, sei una persona meravigliosa, un maestro di vita. Grazie. Grazie infinite, grazie. Io sono solo uno che racconta storie. Poi abbiamo, forse tu li conosci, Come no, certo. Margherita. Saluti da Policoro, dagli amici del Presidio, libro Magna Grecia. Il presidio del libro di Policoro, ma in genere tutti i presidi del libro in Puglia sono una vera e propria macchina da guerra della lettura. Quindi sono amici straordinari che io saluto con forza e che spero di rivedere presto. Poi qualcuno scrive: la poesia che c'è nella tua penna nel raccontare tutto, anche le scene di morti, è ammirevole. Grazie. E all'inizio, quando parlavamo di aprile, qualcuno ha preso dei pezzi, mentre citavamo: aprile è il più crudele dei mesi. Ciao Maurizio, buonasera a tutti. Grazie per averci regalato questa perla, Caminito. Aprile, come sempre, sembrava sincero e come sempre non lo era del tutto. Lo è. Eh sì. Saluto Felix Felix, con sì. affetto e io credo che Ricciardi più degli altri abbia anche il fascino del suo tempo, abbia il fascino di un'epoca in cui i valori erano molto meno dal punto di vista numerico, ma molto più forti, la famiglia, la religione, la patria. Tutti i valori che abbiamo un po' lasciato alle nostre spalle adesso e che all'epoca invece erano fondamentali. Raccontare Ricciardi significa non poter prescindere da questa valutazione. Ho una domanda lunghissima, se la metto su non ti si vede più perché ti copro tutto. Giuseppe Scialla, i contrasti, ad esempio, bene e male, del tempo, come del resto l'ambientazione nell'aprile italiano che preclude l'estate in quello argentino che precede l'autunno, se ho inteso bene, sono uno dei matrimoni concettuali più rilevanti di questa narrazione. Nella vita è difficile cercare di essere equilibrati nel convivere con gli antipodiali dei nostri giorni. Nell'officina dello scritto, la gestione dei contrasti è più semplice. Come Poi pensi? puoi renderli più netti. Noi i contrasti li viviamo all'interno di tantissime altre cose, ma ogni narrazione è un conflitto, è la storia di un conflitto. Ogni narrazione è una dialettica, una tesi e un'antitesi che danno luogo a una sintesi. Il processo di dar luogo a una sintesi è il romanzo. Quindi la narrazione stessa è il racconto di un conflitto. Qua si stanno aumentando. Rossana, aspetta, questa la mettiamo, dai, non ti copriamo, quasi non ti copriamo tutto. Rossana Rossello, sei bravo a rendere leggibili e godibili anche da parte di chi non ha letto tutto. Ti ringrazio per aver creato il personaggio di Rosaria Martone, anche se non è questo il contesto più pertinente, ma mi perdonerai. Certo che sì, Rosaria Martone è il dirigente della Scientifica che vive la sua storia d'amore con Alex Di Nardo. Sono due personaggi ai quali tengo moltissimo, li adoro, è una bella storia d'amore che come tutte le belle storie d'amore è in salita e fa la sua salita con forza, sostenendosi l'uno con l'altro. Dicevo spesso delle lettere, delle bellissime parole su Alex e Rosaria, da persone che vivono da mille difficoltà nel loro storia d'amore. In un mondo giusto l'amore non dovrebbe essere difficile, l'amore dovrebbe essere più facile del non amore. Ma abbiamo visto, come anche di recente, come un bacio possa creare più confusione e polemiche di uno schiaffo, incredibilmente. Certo. Teresa Meo, Livia con il dolore nei bauli, avrà un ruolo nei prossimi romanzi? Teresa è una dolce e carissima amica e sa bene che Livia non è un personaggio che intendo abbandonare, quindi Livia la vedremo ancora. È una donna molto più fragile, ma anche molto più forte di come sembra, quindi è bella da raccontare. Urca, urca, abbiamo qualcuno che va in controtendenza. Silvia Sighieri, posso rompere l'inizio, forse voleva dire l'idillio, non lo so, e dire che ho trovato Ricciardi troppo freddo. Mi sarei aspettato che l'amore che ha avuto per Enrica gli avesse lasciato un po' di passionalità che non può inserirsi nell'amore per la figlia. Sai, sono passati 5 anni. Sono passati 5 anni dalla morte di Enrica. 5 anni sono tanti. 5 anni significa
20 stagioni, significa un'infinità di notti e di giorni. Ricciardi, e lo dico all'inizio di questo romanzo, è ancora teneramente innamorato di Enrica. Ricciardi non pensa ad avere un'altra persona vicino, eppure quella era un'epoca in cui chi rimaneva vedovo, cosa che succedeva di frequente perché le morti di parto erano frequentissime, chi rimaneva vedovo anche per la bambina metteva subito vicino a sé qualcun altro. Ricciardi non lo fa, non l'ha fatto, ed è quello controtendenziale rispetto al suo tempo. Infatti stavo pensando che è un personaggio molto molto moderno. Veramente. Forse anche troppo, direi. Loredana Bruno, grazie Maurizio, il tuo romanzo incanta, soprattutto di aver fatto la scelta di farne una serie, scegliendo con cura i personaggi che lo interpretano. Grazie, grazie. È un bellissimo complimento. Io, ripeto, sto a guardare. Guardo i miei personaggi fare quello che dicono loro, quindi quello che di buono vede non è mio, ma è dei miei personaggi. Poi, aspetta, me lo stavo perdendo, perché poi scendono. Eccolo qua. Ernesto, per avere un risultato tanto alto è possibile avere con lo sceneggiatore un semplice rapporto professionale o è indispensabile un'empatia profonda? Ma ti ringrazio per il complimento. Ricciardi in effetti è fortunato rispetto agli altri perché può avere un romanzo per ogni puntata. Cioè ogni puntata ha un romanzo. Così non è per Mina, così non è per Sara, così non è per i Bastardi di Pizza Falcone, dove i romanzi sono meno delle puntate e quindi dove è necessario scrivere delle situazioni di raccordo. Quindi con Ricciardi c'è un'identità molto forte tra la scrittura. Con Mina non c'è nessun rapporto, infatti è tratto da una mia idea, cioè Mina è nei personaggi, ma le storie sono tutte diverse. E per quanto riguarda invece Bastardi Pizzo Falcone, ce ne sono alcune sì, alcune no. Cominciamo a chiudere tutto. Giusy ti saluta e dice un saluto da una fedoriana di Rocca Piemonte. Ah, Rocca Piemonte è un posto meraviglioso, dove io ho fatto una straordinaria presentazione, dove c'è un grande orgoglio proprio di città e di luogo e di meridione di questo paese. Si dice ti ho visto in Università Sor Orsola, ben in casa e sei stato magistrale. Grazie, grazie. Ognuno scrive come sa, quindi ognuno può insegnare come scrive lui, non come si scrive in generale. Per fortuna non esiste una regola. Allora, Letizia Vicidomini, scrittrice, buonasera maestro, in ritardissimo. Ti faccio quest'ultima domanda di Orsola Carli e ti faccio l'ultima domanda io dopo qua perché è tardissimo. Ho un debole per il dottor Bruno, anche questa è lunghissima, altrimenti non ti vediamo più. Ho un debole per il dottor Bruno Modo, che nella serie ha presentato un'evoluzione importante con un carico di dolore. Mazza, aspetta perché mi va giù. Un carico, mamma mia, aumentando fino un carico di dolore che è andato via via aumentando fino a raggiungere il culmine nel momento dell'arresto, salvato grazie a Lidia, e soprattutto incamminito a causa della situazione politica. Immagino che in futuro la sua sofferenza aumenterà ulteriormente. Come evolverà la sua figura nei prossimi episodi, considerato che gli anni successivi saranno sempre più complessi politicamente? Allora, io ti faccio la domanda. A cui volevo collegarmi è che ho letto da qualche parte che è un po' una trilogia adesso, questa cosa di Caminito avrà anche due figli o qualcosa. Mi piacerebbe raccontare altre due storie. Senza arrivare alla guerra, cioè raccontare una storia nel dicembre del 39 e un'altra agli inizi del 40. In effetti Bodo mi preoccupa molto perché è un personaggio che io ritenevo di trovare l'unico non cambiato, perché poi in fondo era l'unico che aveva ragione, era l'unico che aveva capito. E invece l'ho trovato molto cambiato, l'ho trovato impaurito, l'ho trovato terrorizzato, l'ho trovato senza ironia, che era il tratto del suo carattere. Adesso non so dirti cosa succederà, sono molto preoccupato per lui. Sabrina, chiudi tu. Questa chiosa sul dottor Modo veramente mi avete tolto
un pensiero che avevo, perché effettivamente è questo, Maurizio. È un modo tanto diverso quello che abbiamo trovato in queste pagine. Diverso. Effettivamente ci rimane un po', ci rimane un po' lì, si rimane con questa paura che è tua e anche paura un po' nostra di lettori, no? Mi viene istintivamente proteggerlo. E quindi davvero sei riuscito a trasmettere anche questa sensazione che tu hai detto, che rimane così latente nella Sì, lettura è di quello questo che più romanzo, mi ma è preoccupa. Io questo, sono è vero. preoccupato per due personaggi, per Bruno e per il papà di Enrica, per Giulio Colombo. Sono i due Sì. personaggi che più mi preoccupano. Sì. E dirti che non vediamo l'ora di, insomma, di andare avanti su questa strada, io penso che non Tocca a siamo Sara le prima. prime a dirtelo. Tocca a Sara prima e poi ai bastardi. Quindi Ricciardi. Tra noi e Ricciardi sono altri due romanzi. Se mi vorrete, io sarò con voi a parlare. Sempre qua, poi Maurizio, per Sara è assolutamente. disponibile. Possiamo prendere Grazie. appuntamento già fin da ora, guarda. Non vediamo l'ora, Grazie assolutamente. anche. Ti Grazie, ringrazio di grazie cuore, a nome di Thriller Nord e di tutti noi, Maurizio. A a voi. Grazie a prestissimo. voi. Grazie a voi, è sempre un piacere, tu lo sai, sempre. Ciao, a Grazie, grazie presto. Maurizio. Allora, Ciao, grazie ottimo, Sabrina. buona serata a tutti. Buona serata a tutti.